Ciao a tutti, sono Luigi della ditta Nauticara Vandimola e oggi volevamo farvi vedere due chicchine che sono rientrate, due usati freschi freschi, tenuti molto molto bene, e un semintegrale e un furgonato. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale e se la nostra presentazione di questi due usati vi piace, mettete un like. Find me here when the world thinks that si tratta di un Livingston K2 di 5,42 m su meccanica Fiat Ducato 2.3 140 cavalli. Ha una portata 35 quintali e fa parte della linea Advantage. In pratica la linea Advance ti mette in condizioni di avere una distinta base abbastanza importante. Che cos'ha questo veicolo? Cominciamo con il davanti, che vediamo i fanali neri, il musetto nero e il paraurti verniciato di colore bianco. Inoltre ha la portata 35 quintali, non la portata standard. Vediamo qui che ci sono gli oscuranti plissettati nella cabina di guida. Inoltre c'è la luce esterna, possiamo vedere che c'è anche la veranda esterna sul tetto e la tipologia delle finestre sono finestre a filo. Questo veicolo qui ha anche le protezioni sulle porte della cabina e del passeggero e la protezione sulla porta scorrevole. La zanzariera è già di corredo, inoltre ha la prolunga del tavolo e il tavolo pieghevole in modo tale da facilitare l'ingresso. Ha già la radio con il doppio DIN, comandi a volante, zanzariera l'abbiamo già detto, supporto del tavolo esterno. Nella parte posteriore c'è il terzo stop con la telecamera integrata. Questo veicolo qui è un mezzo omologato quattro posti, però di fatto è comodo per due, oppure si può fare il terzo letto davanti. Ma gli armadi sono veramente importanti. L'armadio che è in fondo ai piedi è veramente importante, veramente grande. E questa parte addirittura ha la possibilità di poter appendere le cose un pochettino più lunghe, basta eliminare questo piano e di sopra vedete che c'è l'attacco. Per quanto riguarda invece la capacità di carico, questa si solleva. Qui dentro c'è il vano per mettere due bombole del gas, un altro vano qui sotto, però ospita una stufa a gasolio. Finestre posteriori sono due, con oscurante e zanzariera. Anche qui c'è la protezione, quella che noi chiamiamo kit sicurezza, fa parte della protezione delle porte posteriori, chiudibili dall'interno. Qui vediamo che c'è un camino, che questo camino quadrato significa che la stufa è a gasolio, finestra del bagno, cassetta estraibile, bocchettone per poter attaccare il cavo della luce e qui abbiamo la protezione del tappo dell'urea. Anche qui davanti vediamo che c'è gli oscuranti presettati, il cruise control, il famoso antifurto block shaft e in più qui c'è anche la protezione OBD, che quella non la stiamo a vedere ma è posta sotto al volante. È un veicolo che è immatricolato febbraio del 2021 ed è un mezzo che ha qualcosa meno di 32.000 km. È un unico proprietario e gli è stato cambiato l'olio circa 6.000 km fa. Ah, una cosa, attenzione, ha fatto tutti i tagliandi per mantenere l'impermeabilità scocca per gli anni a venire. Questo veicolo possiede anche i pannelli solari sul tetto e è un prezzo
che noi chiediamo è di 53.500 euro. Tutte le luci sono a LED e questo veicolo è particolarmente ricco di illuminazione nella parte sotto al pensile, nella parte anteriore. Qui vedete non è presente la cappelliera, quindi ha un pochettino più di spazio per potersi sedere e alzare. Portoggetti comunque ne hanno lasciati due, uno da questa parte e uno dalla parte opposta, e qui per qualche rivisto o qualcosa di piccolino. Il tavolo ne abbiamo già parlato, in pratica posso tenerlo completamente chiuso, mi agevola l'entrata nel posto a pranzo, piego il tavolo e se ho degli ospiti posso allungare questa prolunghina dove il passeggero comunque si può sedere. Qui non c'è il kit del terzo letto, però eventualmente a richiesta lo possiamo fare. Per quanto riguarda i pensili, si fermano sul lato destro e appunto l'armadio è sul lato sinistro. Di dietro non c'è nulla. Capacità di carico è importante. Fornelli con accensione piezo. Un bel secchiaio. Porto oggetti e porta bibite, porta bottiglie anche. Ci sono tre cassetti, tutti quanti hanno la chiusura soft per non fare rumore, sono tre, e in più c'è in pratica un doppio cestello. Un cestello con due piani dove gli puoi mettere dentro le cose in piedi, magari barattolame, cose varie. Da questa parte invece c'è il bagno. Il bagno ha la caratteristica di avere il lavandino pieghevole. In pratica, quando tu vuoi utilizzare il WC, pieghi e chiudi completamente il lavandino. Quando è il momento di farti la barba o lavarti la faccia, allora sul WC viene fuori il lavandino. Porto oggetti abbastanza spazioso, presa 220 e interruttore per accendere le luci, sempre a LED. Anche qui c'è un vano che ora lo chiudiamo. Per quanto riguarda il bagno, ha un fungo di sopra e la finestra dal quale si può tirar fuori il doccino. Facciamo vedere questo spazio sotto alla panca, lì vediamo la presa USB e qui c'è tutto lo spazio che volete per caricare delle cose. Le cose più a portata di mano si possono estrarre e tirare fuori anche dallo sportellino che dà nel corridoio. Lo stato d'uso di questo veicolo è veramente buono, proprio buono. Loro lo hanno tenuto veramente con le mani della festa. Questo è stato tenuto veramente molto molto bene. Vi invitiamo a vederlo, a venirlo a toccare con mano e a darci anche voi la vostra opinione se lo vedete veramente tenuto bene. Abbiamo un altro gioiellino, un semi integrale della linea Compact, è un Adria Compact leggermente più stretto della media, infatti è 2 metri e 12 centimetri di larghezza, è lungo 6 metri e 99, ha i gemelli posteriori e non ha il letto basculante, ovvero ha la possibilità di fare un letto sul tavolo centrale. È un veicolo con un'altezza modesta fuori, perché è 2,75 m, però è importante dentro, è 1,98 m. Ha 4 posti omologati e i posti letto però sono 3. È accessoriato bene. Ha la veranda, il pannello solare, i cerchi in lega di 16, la radio con il doppio DIN,
l'antifurto volumetrico e perimetrale, i piedini di stazionamento e ha anche la retrocamera più il monitor di marcia indietro. È un veicolo che è stato immatricolato a novembre del 2022 e ha poco meno di 7.000 km, unico proprietario privato. Allora, Fiat Ducato 8, quindi l'ultimo Ducato, con fanali col contorno nero, mascherina sempre di colore nero, i paraurti in tinta con quella che è la carrozzeria. Le ruote sono di 16 pollici e sono in lega. Le gomme sono M+S. Vedete, fa parte della linea compact, è un Adria compact, quindi è strettino. Non c'è tanta differenza fra la cabina e la cellula abitativa. Infatti lui è 2,12 m. In questo caso la larghezza del furgone è 2,05 m. Lo vediamo anche dagli specchietti retrovisori. Gli specchietti retrovisori sono molto stretti, quindi è la taglia 1, come i furgonati. Bene, andiamo avanti. Il veicolo si presenta bene. La chiusura doppia della portiera, quindi la chiusura doppia chiusura superiore e inferiore, fa sì che la porta non spanci. Ha la veranda esterna, la vediamo bene. Il veicolo è un Compact Plus DL. Andiamo avanti. Ha un bel gavone posteriore dove gli puoi mettere dentro le biciclette, dove gli puoi mettere dentro quello che ti pare. C'è anche la possibilità di fermare il carico con una coppia di golfari nella parte anteriore e posteriore. Andiamo avanti. Retrocamera. Dall'altra parte troveremo il monitor e in più ci sono anche i piedini di stazionamento su questo veicolo. Vediamo che ha anche i sensori di parcheggio. Il gavone ha una doppia apertura, in realtà siamo un po' stretti e quindi lo guardiamo uno alla volta. Andiamo avanti. Vano per le bombole del gas, vanno per due bombole del gas e in questo caso c'è il monocontrol, quindi possiamo anche tenere le bombole del gas aperte, non abbiamo bisogno di chiuderle prima della partenza. Andiamo avanti. Le finestre sono tutte finestre del in pratica della Scythe, vecchie Scythe, sono ora le Dometic, quindi con la cornice in poliuretano. Andiamo oltre, troviamo qui gli oscuranti plissettati della Remis nella cabina di guida e nella cabina di guida frontale e al lato sedile del passeggero. Qui vediamo il Ducato 8, quindi questo qui avrà lo sterzo elettrico, non ha un idroguida a olio ma elettrico, e avrà sia i comandi a volante per la radio e in questo caso ha il Traction Plus, l'Hill Holder e il Descendant Hill, già di corredo. Bene. Andiamo oltre e così lo finiamo di vedere anche con l'oblò Skyroof nella parte superiore. Allora, nella parte della console qui riusciamo a vedere il Traction Plus, riusciamo a vedere il Descendant Hill, l'Hill Holder, il comando del climatizzatore. In questo caso è automatico, è USB preso 12 volt. Questo veicolo è un Ducato 8 2.2 140 cavalli. La parte interna è molto fine, è un mezzo veramente molto bello, è un usato
si può dire sia pari al nuovo. Ha un'omologazione di 4 posti, quindi riesce a mettere a sedere 4 persone. Va fatta una modifica nella panchetta, si devono spostare i cuscini e si mettono a sedere 2 persone di dietro, 2 persone davanti. Quando è ora di mettersi a tavola, si allarga quella che è il tavolo e hai la possibilità di ospitare qui molto comodamente 2 persone, una per parte, e gli altri 2 dal sedile del conducente e passeggero. Bene. Sempre qui si può fare un letto singolo, comodo ma singolo. Allora, abbiamo visto da fuori che c'era lo skyroof, la possibilità di mettere qualche libro da una parte e dall'altra. L'apertura delle ante è automatica, anche dopo aver premuto. Il pannello solare è della NDS, qui c'è anche il suo regolatore di carica. Antifurto perimetrale e volumetrico della Gemini e il comando per la stufa. In questo caso la stufa è una Truma Combi Gas. Allora, cucina con un rubinetto molto comodo, quindi se ti devi lavare qui una pentola riesci ad infilarla sotto. La cucina è una cucina Dometic a 3 fuochi. Anche in questo caso l'accensione è elettronica. Anche in questo caso l'apertura è automatica. Il frigorifero. Il frigorifero è un frigorifero a compressore. È un frigorifero della Thetford a compressore. Quindi funziona a 12 e funziona a 220 tramite un trasformatore. Qui sotto abbiamo un armadio, il primo armadio, abbastanza capiente. E poi qui è esagerato la cucina. Cassettone, secondo, terzo, quarto. Qui arriviamo a un vano tecnico e qui il cassetto per le posate. Direi che come capienza, capacità di carico ce n'è abbastanza anche per la cucina. Bene, andiamo avanti, guardiamo il bagno. Questo bagno qui è il famoso bagno vario. In pratica doccia centrale con porta scorrevole e WC chimico da 18 litri. Ho la possibilità in questo caso di poter spostare il lavandino e far saltare fuori una doccia da questa parte. Ecco qua, da questa parte ho la doccia e ho comunque il secondo rubinetto con un miscelatore. Nella parte alta posso appendere degli oggetti. Qui c'è il l'oblò nella parte superiore, letti gemelli con la possibilità di fare ancora più grande il letto inferiore. Si tira questa sorta di cassetto e può essere inserito questo cuscino. In questo modo posso avere un letto più piccolo se ho un bambino da mettere a dormire, oppure posso avere un letto matrimoniale trasversale. Nella parte superiore qui c'è un oblò di 70x50, quindi qui c'è un bel ricircolo di aria, vuoi per la finestra, vuoi per l'altra finestra e vuoi per l'oblò di sopra. Le plafoniere hanno la presa USB, ambedue. I tre gradini servono per salire nel letto, così sali scalzo e non hai male ai piedi. Nella parte di destra c'è un cassetto scorrevole. Adesso ho i piedi in mezzo, però è abbastanza profondo. Nel gradino centrale c'è un altro porta oggetti. Nella parte destra e nella parte sinistra ci sono altri due armadi abbastanza importanti. E quando è ora di chiudere l'armadio, si tira fuori l'anta e si chiude in questo modo. Chiudiamo anche questo e tiriamo fuori
questa antina e poi la chiudiamo. Ecco qua. Direi che qui ci sta bene anche a sedere, proprio a pelo, però ci si sta bene. E la possibilità di chiudere e avere un po' di privato, se voglio dormire un po' di più alla mattina, ho la possibilità di chiudere con questa bella tendina. Proprio un bel camperino. E oggi vi abbiamo fatto vedere questi ultimi due arrivi, molto freschi, seminuovi e tenuti molto molto bene. Per avere altre informazioni potete andare sul nostro sito www.nauticaravan.com e se avete piacere di scriverci, perché magari avete bisogno di qualche informazione, ve la diamo volentieri. Se i nostri veicoli vi sono piaciuti, iscrivetevi al nostro canale e mettete un like. Siamo sempre a disposizione. Buona serata.